Ciao a tutti, sono Federico Faccioli e vi do il benvenuto in questo mio video che ho chiamato Film sulla filosofia e spero che vi piaccia. Una precisazione innanzitutto, questo non mi sono preparato nulla perché volevo fare una cosa un po' spontanea. E quindi farò questa registrazione tutta d'un fiato, quindi apprezzate che non sto leggendo un foglio, ma sto parlando liberamente. Io sono dottore magistrale in filosofia, ma ho vissuto un anno in Grecia e da sempre lettore, amante, scrittore, amante della filosofia, scrittore. E questo audio è nato anche per un motivo. Perché ho tenuto un corso e niente, è stato talmente bello quello che ho detto che la gente è stata molto contenta e quindi ho detto perché non regalare questo contenuto anche a chi non c'era live. Allora, innanzitutto la filosofia e i due problemi più grossi per me con i quali io inauguro questo video e butto subito una provocazione è dove è nata e in che periodo? Perché sui manuali leggiamo che la filosofia è nata in Grecia più o meno nel VI secolo avanti Cristo, qui si crea già un problema. Perché? Perché la filosofia non deve essere una cosa legata a un determinato contesto territoriale, diciamo così. Sì, è vero, i primi filosofi sono nati greci, però basti pensare che per me l'uomo, il primo uomo che è riuscito a accendere un fuoco, che magari appena i protoprimati che sono riusciti ad alzarsi in piedi, camminare, accendere un fuoco, scrivere su una grotta, sono stati un po' i primi filosofi perché hanno usato il cervello in un modo filosofico, appunto. E ricordiamoci, io faccio una bellissima. Uno schema sulla lavagna quando insegnavo che dovete ricordarvelo per tutto il video. L'universo è nato 13,7 miliardi di anni fa, quindi pensate 13,7 miliardi. La formazione della Terra è avvenuta circa datata 4,54 miliardi. La nostra famiglia ominidea si è evoluta da partire da protoprimati, ramo comune del quale discendiamo. E discendono anche le scimmie africane circa 5-6 milioni di anni fa. Quindi anche pensate al tempo, pensate a uno dice ah, Gesù Cristo 2000 anni fa, 2000 anni fa, fate una metafora con i soldi, facciamo con le lire, cosa sono 2000 lire in confronto a 13,7 miliardi? Quindi dove è nata la filosofia? C'è stata un'evoluzione umana bellissima e quindi ripeto, 6 milioni di anni fa il primo uomo, la Terra 4,54 miliardi di anni fa e lo scoppio iniziale, il Big Bang 13,7 miliardi, ma poi la filosofia dovrebbe essere una cosa talmente aperta di mente che dovrebbe dire: ma magari noi conosciamo solo un tipo di universo, il nostro, magari ce ne sono altri paralleli dove ci sono altri Big Bang, altre civiltà. Quindi la filosofia dove nasce, in che periodo? Nasce dovunque ci sia stato un uomo che abbia pensato, un uomo qualsiasi persona che abbia usato l'intelligenza in un modo produttivo. In che periodo? Ecco, basti pensare insomma che ci sono state civiltà evolute, lo sapete tutti meglio di me. Nella Via Lattea ci sono almeno 17 miliardi di pianeti delle dimensioni della Terra, altro dato che vi do. E con questo cosa voglio dire? Che chissà altri pianeti, ecco, poi non voglio entrare in questa cosa qua, però la filosofia, se iniziamo a dire questa è la storia della filosofia occidentale, perché poi l'orientale è tutta un'altra cosa, basti pensare che io ho sempre legato allo studio della filosofia corsi, diciamo così, orientali, olistici. Che si parte dal semplice yoga o la bioenergetica o meditazione, adesso troppo queste terminologie,
mia mamma dice New Age, no, non lo so, però mentre il filosofo pensa, quando parli con una persona che ha una filosofia orientale, sente soprattutto la pancia. E basti pensare anche al termine mente, quella con la quale sto pensando, e mente, mentire. Mettete su Google nella mente, ecco un'altra bella considerazione. Noi la usiamo male la mente, nel senso che dicono in generale 2016. Basti pensare a quanti input e quanta spazzatura riceviamo. Ho letto una statistica che se nel medioevo ricevamo, non so, 4 input al giorno, non lo so, sei a camminare nel bosco e vedi un amico, lo saluti, attraversi un ponte, il cervello ti dice mangio, attualmente ne riceviamo centinaia di migliaia, sveglia, telefono, iPhone, computer, pubblicità, radio, colleghi, business. Quindi ecco, teniamo la nostra mente pulita e riempiamola di nozioni che ci interessano. La filosofia in greco antico è composta da due parole: amore per la sapienza, filosofia. Leggetevi, se avete voglia, tempo, un bellissimo libro che si chiama Il mondo di Sofia. È un libro un po' che racconta la storia. Ecco, potrebbe essere un'ottima continuazione del video. Un po' una storia romanzata della filosofia. Questo è un video che vuole essere per tutti. Io dico sempre: come odiare la filosofia? Anche chi al corso mi ha detto: a me la filosofia non piace, gli ho detto: ma tu stai facendo filosofia in questo momento. Quindi non mi puoi. Non, le persone che dicono sì, posso dire che è una perdita di tempo, ma fra l'altro molti filosofi sono anche grandi imprenditori, perché insomma è la mentalità di usare il cervello e di tenerlo sempre acceso e sapere il metodo di pensare, che a scuola magari non te ne insegnano neanche, ti insegnano determinati concetti che magari sono molto 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 passati, e da lì si può passare anche a capire come mai il bambino cresce puro e cresce, ma andando avanti col tempo meno. Derrida, un filosofo fantastico, dice: la filosofia può essere considerata come una cartolina postale che è stata scritta con l'intenzione di arrivare a destinazione, ma in realtà non lo fa. La filosofia che raggiunge la destinazione e che si distrugge in quest'ultima cessa di essere filosofia vera. Quindi la filosofia è un continuo moto positivo, il dubbio positivo, perché abbiamo bisogno di farci delle domande, abbiamo bisogno anche di sentire, certamente, però soprattutto in questa società, soprattutto con dei risultati che sono alla luce di tutti, cioè quante persone, ho letto un articolo su Repubblica, uno su due italiani prende medicine, psicofarmaci, cioè alcuni dati dicono ancora di più, cioè non stiamo andando nella giusta direzione. E il sentire e il pensare sono due cose che sono veramente importanti. La filosofia, e vi dico soprattutto a chi sta ascoltando questo video, magari dice: cos'è? Voglio capire, mi serve per scuola. Ditelo ai vostri professori che la filosofia nasce in strada, è una cosa semplice. Termini arguti, eccetera, sì, sono importanti, però è veramente una cosa semplice. Quindi mettetevi dentro, siamo tutti filosofi, e soprattutto nella filosofia non c'è competizione, nel senso che comunque non è un lavoro retribuito nel quale io ti dimostro che sono migliore. C'è una cooperazione umana per migliorare il tutto. Vi ricordo anche che mi ho abitato tanto in giro, e a Barcellona ho visitato un sito di filosofia e ho trovato determinati filosofi che non conoscevo. E cosa vuol dire questo? Che magari in Italia ti fanno studiare i filosofi, che magari in altri posti te ne fanno conoscere altri. Teniamo la mente aperta. Per la filosofia medievale, qua studiamo Tommaso d'Aquino e Agostino di Ippona, li conoscerete forse come San Tommaso, Sant'Agostino. Io non uso la parola santo prima, perché implica il fatto che creda al valore di questa parola, cioè che la religione, il cattolicesimo, il cristianesimo gli abbiano dato questa definizione. Quindi queste due persone sono state nel Medioevo, ma ce ne sono tantissime. Quindi ecco,
usate internet, che è un bellissimo modo per conoscere le cose. E quindi informatevi, informatevi tantissimo. Io andavo in biblioteca, andavo a prendere i VHS sulla storia della filosofia. Adesso avete internet ed è bellissimo. Leggete e fatevi voi la vostra strada. La filosofia, diciamo che si possa dividere così, intanto facciamo un po' lo scheletro. Io scrivo anche, ho iniziato a scrivere sia per il cinema, ho fatto anche per la musica, ho avuto una band, o comunque adesso scrivo libri. È sempre meglio farsi una scaletta di tutto, perché così parti da un punto. E la scaletta è: la filosofia si divide in antica, medievale, moderna e contemporanea. La filosofia antica è all'inizio, insomma, un po' interessante, la vedremo. E la filosofia medievale sono stati 1000 anni. Pensate, se avete letto Il nome della rosa o visto il film, pensate a questi monaci che continuavano a scrivere le sacre scritture, e quindi anche perché comunque la religione è stata sicuramente importante capire, insomma, il nostro calendario si basa su Cristo, quindi pensate a come sono arrivate le scritture. I testimoni di Geova non fanno trasfusione di sangue, quindi muoiono molti testimoni di Geova all'anno, appunto perché hanno interpretato un passo sbagliato, sbagliato per il cattolico delle scritture. E quindi fate sempre l'etimologia, fate sempre, studiate la radice latina e greca. Un mio amico la mattina mi dice: che bello, vado a lavorare. Cos'è che lavorare vuol dire in greco, in latino, pardon, spaccarsi la schiena, faticare? A me non piace, cioè svegliarsi la mattina piuttosto dico: vado a farmi una bella passeggiata col cane, o vado al mare, non lo so, nel senso, sappiamo i termini e studiamoli, perché se lavorare vuol dire spaccarsi, andare a casa la sera, e per dormire aver bisogno di pastiglie, bere, fumare, drogarsi, e non siamo felici di quello che facciamo, forse è il momento di cambiare strada. L'etimologia, importantissimo. Ho letto una cosa bellissima. Sapete quel passo che dice: è più difficile che un cammello passi in una cruna di un ago? Ma in greco, camelon, cammello, è molto simile a camilon, che è una sorta di gomea o nodo marinaio. Quindi per un accento, un apostrofo, una parola, una distrazione, un bicchiere di troppo, non lo so, qualcuno ha tradotto male. E pensate, per anni nelle chiese è più difficile che un cammello passi. E in realtà non è non deve passare nella cruna. È proprio la questione di un ago che passa da una corda, quindi ecco. Anche perché sennò siamo delle metafore talmente difficili, infatti quando uno va a messa dice: ma com'è possibile che ci siano ancora queste cose? Anche entrare in una chiesa, sentirsi dire: mia colpa, il colpa. Insomma, il tuo corpo capisce queste robe e ne risponde. Un'altra parte interessante della filosofia è che la filosofia è stata tutto, una volta era la parte principali filosofi dell'antica Grecia: erano medici, erano poeti, filosofi, erano dottori, erano avvocati, erano magistrati, tutto. Poi pian piano le cose si sono divise. Pensare alla psicologia e alla psichiatria, Freud, che è un po' il boss della psicologia, diciamo così, è nato il 6 maggio del 1856, quindi insomma anche qua, ricordate la tabella di prima, una cosa molto molto recente rispetto alla storia dell'umanità. E qua abbiamo iniziato a dire, quando studieremo Socrate, Socrate andava in giro a parlare con i suoi concittadini del tutto. Adesso uno psicologo ti dice: parlami, però dammi anche 120 euro. E dimmi che sogni fai. Woody Allen è in cura da 100 anni, non è ancora guarito, tra virgolette. Quindi è importante, perché la filosofia è stata la base un po' di tutto. Ed è nata in Grecia, e la domanda che mi faccio era: come mai la Grecia è fallita, tra virgolette? Sì, fallita, forse il termine è giusto, perché la Grecia contiene, forse io ho abitato anche nelle isole, c'è tutto nelle isole, c'è l'olivo, il sole, le pecore. Una persona potrebbe vivere di solo quello che la natura dà. Quindi, come mai è fallita la Grecia come prima potenza? Che
dove è nato tutto? Non vi do una risposta, vi lascio il dubbio. Quindi c'è una situazione difficile, come vi ho detto, ho letto un articolo che il boom italiano degli antidepressivi, uno su due li usa, o comunque non siamo felici, non abbiamo, perché magari non sappiamo neanche cos'è la felicità, studiamo cosa dicevano i greci sulla filosofia, sulla felicità, cos'è? Sentiamo, parliamo, discutiamo. Partiamo con la filosofia, chi studiamo per primo, chi vediamo? I presocratici, cosa vuol dire presocratici? Prima di Socrate. Socrate è colui che dà il via alla filosofia. Lui non ha scritto nulla, quindi probabilmente sono ignaro, che sarebbe diventato il protagonista dei libri di Platone, che è il suo. Socrate era maestro di Platone, Platone di Aristotele. Già questi tre, leggetevi, studiatevi questi tre, punto e a capo, nel senso che tutta la filosofia, dicevano, si basa su alcuni punti sull'opera di Platone. Quindi loro tre assieme sono sicuramente la filosofia. Prima di Socrate c'erano alcuni filosofi, siamo presocratici, che hanno anticipato tantissime cose della fisica, della meccanica quantistica, quindi sono veramente delle intuizioni piccole, però valide. Talete, che è fighissimo, il primo filosofo che studia a scuola, e uno probabilmente mentre faceva la pipì ha detto: ma cos'è, ma come funziona il mondo? E tutto è acqua, perché fa la pipì, dalla pipì piove, l'acqua la bevi. Quindi ha fatto questa piccola precisazione. Da lì altri filosofi che potete leggere, uno diceva che è il principio di tutto il fuoco, hanno inaugurato un po' la filosofia. La vera filosofia nasce con Socrate. Ricordiamo che Socrate, Platone, Aristotele, soprattutto Platone e Aristotele, che sono anche considerati dai cattolici cristiani come una base della filosofia, per Agostino, Platone, per Tommaso, Aristotele, la cosa brutta che vi dico, è che loro, cioè Platone, che ha inventato l'amore platonico, erano omosessuali e anche pederasti. Pederasti vi lascio vedere su internet cos'è, vi lascio guardare, fare le vostre intuizioni su cosa potrebbe essere l'amore platonico, e ricordarvi che è un peccato, non peccato di sei anni prima di Cristo, mi sono perso, della nascita della filosofia. Non era un peccato la pederastia, adesso è, insomma, andare con i bambini, insomma, non è di sicuro ben visto. E Socrate inaugura la filosofia con questo so di non sapere, ed è bellissimo, il dubbio. Poi Aristotele è stato un po' il primo ossessivo compulsivo, nel senso che lui ha preso tutto quello che c'è stato scritto e l'ha diviso a etica o fisica o metafisica. Ricordate che Socrate dice che i sapienti sanno, i religiosi sanno, i filosofi sanno di non sapere, quindi inaugura la filosofia. E poi possiamo passare direttamente al periodo del Medioevo, insomma, che è un periodo lungo, 1000 anni quasi, quindi un periodo molto religioso. Successivamente, 1400-1600, umanesimo e rinascimento. Anche lì altro dato, 1564, Galileo Galilei. Solo pochi anni fa si è scoperto che la Terra non era piatta, che tutti noi giriamo intorno al Sole, che i pianeti sono così, quindi ecco, siamo indietro, siamo tanto indietro. 1596, Cogito Ergo Sum, Cartesi, studiato con le locuzioni latine. Penso dunque sono, assieme anche a Pantarei, a Carpe Diem. Carpe Diem è usato anche di male, se studiate il poeta che l'ha detto, è una poesia per me molto negativa, dice Carpe Diem, è minima credula apostrofo, vivi adesso perché il domani, dice quasi fa schifo, dice non esiste, è veramente forte. Chiaramente ci insegnano quello che vogliono a scuola, siate liberi e cercate di capire qual è la verità, perché è compito della filosofia. Un commediografo latino, Plauto, disse Homo homini lupus. L'uomo, quindi la filosofia si è interrogato, è buono o cattivo? Una bella domanda. Secondo Hobbes,
La natura umana è fondamentalmente egoistica e a determinare le azioni dell'uomo sono soltanto l'istinto di sopravvivenza e quello di sopraffazione. Egli nega che l'uomo possa sentirsi spinto ad avvicinarsi al suo simile in virtù di un amore naturale. Se gli uomini si legano tra loro in amicizia e società, regolano i loro rapporti con le leggi, ciò è dovuto soltanto al timore reciproco. Pensate alla religione, come si muove. Probabilmente c'erano dei secoli che la gente si ammazzava per strada, è nata la religione dicendo tu, se fai questo vai all'inferno a bruciare. Fra l'altro ho letto che l'inferno nei paesi caldi è il fuoco, l'inferno delle religioni fredde è il gelo. Ecco. Oppure lo Stato che dice tu hai sbagliato, vai in galera. E su questo tema io ho scritto un libro, io ho scritto quattro libri, il secondo si chiama The Neanderthal Hope e parlo di questo tema. Probabilmente l'Homo sapiens, cioè noi, abbiamo ucciso l'uomo di Neanderthal nella scalata verso l'evoluzione. Quindi facciamoci dei ragionamenti e facciamoli per la verità. Rousseau, che è diciamo, un filosofo che si avvicina più ai nostri giorni, disse: è vera questa cosa qua di Hobbes, che l'uomo è lupo il lupo. Però a pensarci bene, questo da quando abbiamo fatto questi patti, la proprietà privata, questo mio tutto, perché prima pensatevi a un mondo libero, no? Come si vede nei video di Adamo ed Eva, magari in quel momento lì l'uomo era più libero, non c'era la proprietà privata, non c'erano le leggi. Se l'uomo gli devi dire se tu non ti do la multa se tu non fai questo, forse è un po' incentivato a dire, ma magari sotto sono cattivo, chi lo sa. Altri filosofi fantastici che dovete vedere, nuovi, sono Kant, Nietzsche, Heidegger e Schopenhauer. Secondo me sono i più importanti. E io ho fatto una tesi su Jean-Paul Sartre, un fantastico filosofo esistenzialista, che dice l'uomo è condannato alla libertà e soprattutto l'esistenza precede l'essenza. Quindi un taglio netto alla religione. Non più nasco col peccato originale, tu nasci, sei responsabile. Quello che farai lo sarai lo sarai per scelta, per studio, per l'amicizia che hai creato. Noi ci creiamo. Un altro dato, dico sempre: ricordatevi la tabella, dovete tatuarvela la tabella. Nascita di Cristo, nascita del primo uomo, nascita della terra e Big Bang. Le donne hanno avuto diritto al voto solo 70 anni fa. Pensiamoci. Per Platone la donna era probabilmente un forno per fare figli. Cioè, la filosofia si interroga anche su queste cose e sempre io porto dei dati per dire se l'universo esiste da questi anni qua e la donna ha avuto solo il voto pochi anni fa, c'è qualche problema. E lo Stato, la religione, anche basta pensare a un matrimonio, ti giuro fedeltà, a me basta così. Ma no, facciamo così, te la giuro davanti allo Stato che se no mi multa con i testimoni e te lo giuro pure davanti alla Chiesa che se commetto qualcosa di male vado all'inferno. È un sistema politico il nostro sbagliato, perché è un sistema politico che ruba l'Occidente, la radice di Occidente vuol dire tramonto, quindi siamo destinati a finire. È un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3 quarti del mondo per dare un po' di benessere a noi che siamo un quarto del mondo. Come mai c'è gente che muore di fame, c'è gente ricchissima? Sono delle cose che dobbiamo domandarci. Come mai Bukowski dice le persone migliori sono i posti peggiori e viceversa? Ogni tanto guardando i politici dico ma com'è possibile? O magari parlando col barbone scopro che è una grandissima persona, piena di sentimento, piena di voglia. Vi dicevo prima anche sul tema che mi è molto caro, io volevo fare la tesi sul lavoro oppure sui soldi. I soldi nel Medioevo erano chiamati sterco del demonio, quindi l'etimologia della parola lavoro è da ricondursi al latino labor, fatica. Una bella storiella che vi dico è c'è stata una ragazza che suonava la chitarra e andava sempre in giro a suonare, prendeva il treno. E un giorno un signore gli dice: ma tu cosa fai? Faccio la chitarra, suono qua, suono là, là. Ma perché lo fai? Ma come perché lo faccio? Perché mi piace. Ma dov'è il business? Questo è il problema fondamentale, perché il business è dietro a tutto, ma
Lo facciamo per i soldi o per la verità, alcune cose? Perché per i soldi stiamo distruggendo il mondo. Esiste una macchina che va, potrebbe andare ad acqua? Sì. Perché non la usiamo? Perché in questo momento la benzina ha creato lavoro, ha creato delle guerre, quindi continueremo a usarla anche se il mondo finirà, anche se il mondo finirà, perché i soldi sono più importanti. Con il termine verità, il latino veritas, in greco aletheia, la mia casa editrice si chiama aletheia, si indica il senso di accordo, di coerenza con un dato, una realtà oggettiva, o la proprietà di ciò che esiste in senso assoluto e non può essere falso. La filosofia indaga sulla verità. A noi filosofi interessa la verità. E la verità si basa su cose che stanno in piedi da sole. È importantissimo questo concetto, quindi cerchiamo di seguire la verità e iniziare a farci delle domande, perché è molto importante. Spero che questo video vi sia piaciuto e possiamo farne anche altri. Seguitemi sulla mia pagina o il mio profilo Facebook. Si chiamano entrambi Federico Faccioli, solo che in una ho finito gli amici, quindi nell'altro ci potete mettere un mi piace. Trovate un sacco di cose che faccio, la scrittura o tante altre cose, e se avete domande potete scrivermi, se volete un altro video potete scrivermi, e spero che vi sia piaciuto il video. Grazie, buona giornata, ciao a tutti.